Io inizierei con Maria Grazia Calandrone, una crisi, una catastrofe. Come ce la racconta un poeta questa cosa? Beh, ciao intanto, ciao Ciao. Lello. Io penso che sia, dipende da noi di che cosa si tratta, nel senso che credo che siamo in un bilico fra le due cose. La scelta che è stata fatta, quindi la crisi, è stata una scelta evidentemente economica, no? Quello, il virus al linguaggio, questo, poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di questo. Fondamentalmente in questo momento quello che vediamo è che economico, è un linguaggio economico, oltre ad essere poi un linguaggio del corpo, della paura, che sono poi i termini che adopererò con maggiore attenzione. Quello che io credo è ovvio che, essendo in mezzo alla cosa, è difficile avere le idee chiare, però da dentro le cose io vorrei consegnare due parole fondamentalmente. Mi sembra che siamo chiamati a due parole in questo momento, ovvero la compassione e la responsabilità. Allora, sappiamo che quello che è accaduto perché per salvaguardare l'economia piuttosto che la salute dei lavoratori, dei cittadini, sappiamo che questo è un discorso, la nostra risposta è stata una risposta che sta all'interno di una economia disastrosa. Però il capitalismo non è un destino, evidentemente, no? Quindi sta a noi cercare di renderlo catastrofe, no? Di rendere questo virus, di portarlo nella direzione della catastrofe, ovvero di quello che dicevi tu, del ribaltamento etimologico delle cose. Diceva Gabriele l'altra volta, e anche io condivido pienamente questo auspicio, che possiamo cominciare a pensare, e ci obbliga, credo, questo virus a pensare in modo internazionale. In realtà noi non siamo di fronte a nulla di nuovo, nel senso che questa epidemia, pandemia, era stata annunciata ripetutamente e non è stato ascoltato perché i fondi pubblici della sanità sono stati distratti in favore del privato e questo lo sappiamo. Ci sono indagini, inchieste di Alzano Lombardo, Nembro, insomma sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma neanche la conta dei morti è qualche cosa di nuovo, perché noi sono anni che ci siamo abituati a questi bollettini quotidiani che adesso però ci riguardano da vicino, no? Prima erano i bollettini dei morti nel Mediterraneo, adesso sono i bollettini dei nostri cari, si avvicina sempre di più questa ondata nera e quindi ci fa paura. Allora, in che senso io dico? Questo virus ci sta facendo rendere conto in realtà che siamo tutti uguali, siamo tutti letteralmente nella stessa barca. Per quello io parlo di compassione. Compassione, nel senso, per esempio, Ben Lerner dice che la compassione è che la compassione, che lo stato di eccezione, come quello che stiamo vivendo, può portare a creare una nuova identità sociale, una nuova coesione sociale. Bauman e McEwan parlano entrambi di una cosa che a mio parere è assolutamente vera, cioè della quantità e della quota di compassione che noi possiamo spendere e impiegare nel mondo, no? Appunto, Obama dice: quando ci sono le catastrofi croniche, a un certo punto la stessa mano che si tendeva per offrire si rimette in tasca perché non se ne può più. E in sabato McEwan dice appunto che noi possiamo spendere soltanto, impiegare soltanto quella parte di compassione. Allora, io appellerei proprio a questo in questo momento, a quella che Elio Pagliarani chiamava la pietà oggettiva, no? Se siamo tutti nella stessa barca, è più facile, credo, in questo momento riuscire a identificarci con gli altri che stanno nella nostra stessa condizione, con quelli noi abbiamo paura, no? Abbiamo tutti paura, abbiamo paura fisica, abbiamo paura economica, perché molti di noi sono con lavori a rischio. Chi aveva un lavoro in nero, chi non, insomma, ci sono situazioni che ci stanno mettendo veramente appunto in crisi, però non nel senso della scelta, in crisi in senso psicologico. E allora, in un passo della pietà oggettiva, Pagliarani parla del fiore che serve a coprire lo strappo, no? Mi piacerebbe che tutti ci ricordassimo in questo momento che ce l'abbiamo tutti quello strappo e che questo fiore di organza, questa cosa finta che noi possiamo mettere sopra questa lacerazione, in realtà anche quella ce l'abbiamo tutta a disposizione. Ultima cosa, perché non so, datemi voi segni se Sì, sono fuori a tempo. qualche minuto, qualche secondo ancora, un Allora, minuto. ultima cosa che mi sembra, ci tengo molto a dire, a proposito di questa condivisione della quale io parlo, ho sperimentato in questi
questi giorni, una cosa che sapevo, ma che adesso mi è ancora più chiara, che l'arte, il sacro fuoco dell'arte, da solo non funziona. Okay? Non esiste differenza di principio fra una poesia e una stretta di mano. E io sono assolutamente, cioè l'istinto che muove è identico. Quindi senza l'altro non esiste. Sarebbe, questo poi parleremo forse nella seconda parte, la poesia secondo me non esistono, è sempre dedica, è sempre comunicazione. A questo punto la parola passa per l'ultimo intervento a Maria Grazia Calandrone. Eccomi. Allora, prima di tutto rispondo ad Adriano, no? Quando io dico che siamo tutti sulla stessa barca, evidentemente mi riferisco a questa paura della quale parlavo, no? Al fatto di avere paura e di esserci improvvisamente, a differenza di quando ascoltavamo appunto le morti in mare, improvvisamente scoperti immortali anche noi. E questo ci accomuna per forza di cose. C'è un articolo molto bello scritto da Antonella Nedda che è andata a fare una vacanza presumibilmente all'isola di Lesbo cercando le antichità, le rovine e le atmosfere della poesia greca, si è trovata davanti alla fila di profughi, insomma. Questo è chiaro che poi quando noi andiamo negli ospedali, poi non è vero, è chiaro fino a un certo punto, nel senso che alla fine questo virus è obiettivamente un, se colpisce, democratico, tra virgolette, nel senso che non c'è modo di difendersi. Però io credo che sia, per questo, credo che sia il linguaggio del corpo, fondamentalmente ci ha ridotti alla assoluta coscienza della nostra mortalità, quindi al linguaggio della paura, al linguaggio del corpo, della paura madre, no? La paura di tutte le paure, che è la paura di morire. Ovviamente questa paura di morire ce l'abbiamo perché il sistema sanitario è allo sfascio, come abbiamo detto ripetutamente, e spererei che questo virus stesse intaccando la nostra arroganza di specie. Poi dalle indagini che sono state fatte, insomma, sembra che, voglio dire, la natura non ha pensiero, la natura è un fatto. E quindi questo virus è semplicemente, non è né una vendetta né una possibilità, è semplicemente una conseguenza logica, meccanica, automatica delle azioni che noi abbiamo compiuto. Quindi non, mi sembra che sia una, appunto, una chiamata, anche per quello volevo parlare anche della responsabilità, e lo faccio in questo modo, una chiamata a ricordarci quali siano state le nostre responsabilità perché questo sia avvenuto. Abbiamo appunto deforestato, abbiamo fatto allevamenti intensivi, e sembra che questo virus sia un risultato di tutte queste nostre azioni o omissioni, diciamo così. Per quello che riguarda lo specifico della poesia, io credo che sono anni che dico questa cosa e ne sono sempre più convinta, anche se in questo momento no, parliamo di corpo. Allora, sono anni che io credo che i poeti debbano essere attivisti, perché le chiacchiere a questo punto della mia vita mi interessano poco. Nel senso, io credo che noi siamo chiamati, ciascuno a suo modo evidentemente, io non credo che ci siano regole, non ci sono norme, mi fanno venire l'orticaria le norme nella poesia, però credo che siamo chiamati tutti a prendere una posizione chiara sulla realtà. Ecco, questo sì. E se lo facciamo fisicamente, dimostrando con le azioni quello che scriviamo, è ancora meglio. La mia reazione personale come autrice a questo, a questa vicenda che stiamo attraversando tutti, è stato fare delle lezioni di poesia ai ragazzi, delle video lezioni di poesia ai ragazzi, e poi di mettermi a fare gli stornelli, cioè di fare una specie di diario comico in romanesco che racconti Razzo De Pino, a telefonata, insomma, che racconti quello che sta avvenendo a un livello assolutamente basico e possibilmente divertente come servizio sociale, diciamo così. Ecco. Eccomi. Allora, io una pillola proprio, no? Sono stata lo scorso inverno in Bosnia e ho visto un paese devastato dal dopoguerra. Allora, ammesso che quando noi ricominceremo la vita normale con tutte le, appunto, virgolette del caso, ci troveremo in una condizione molto probabilmente di disastro, io spero che non facciamo, che i nostri giovani non facciano come stanno facendo i giovani bosniaci, che se ne stanno andando in massa per vivere meglio, secondo dei desideri evidentemente indotti a
a Nord Europa. Cerchiamo di, se possibile, di rimanere dove siamo tutti, non è che vale, io non ho un particolare amore per l'Italia, però cerchiamo di rimanere dove siamo e rimboccarci le maniche, questo sono voglio dire.